Alluvione, via libera agli aiuti alle famiglie e alle attività economiche. La proposta di legge è stata votata all'unanimità dal Consiglio regionale. Covid ed influenza, appello alla vaccinazione dell'assessore Simone Bezzini. La Toscana è una delle regioni dove ci sono maggiori richieste. Il gonfalone d'argento a Giorgio Chiellini, il calciatore che ha annunciato l'addio all'attività agonistica, è stato premiato in comune a Livorno. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio, prima puntata del 2024. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale del 2023, l'Assemblea ha approvato all'unanimità le misure finanziarie di sostegno a famiglie e attività economiche colpite dall'alluvione di novembre. Il provvedimento è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Sviluppo Economico, Ilaria Bugetti. Una legge molto importante, perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie, con un plafond che va fino a 3.000 euro di riconoscimento per le famiglie. È un primo gesto di solidarietà, di vicinanza, è un primo aiuto che arriva dalla Regione Toscana, un atto concreto. Insieme a questo i soldi per le imprese, le piccole e medie imprese, le aree commerciali, e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti, e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati. È una piccola cosa a cui speriamo si aggiungeranno presto le risorse del governo, perché siamo consapevoli che questo non basterà, però nel frattempo questi 37 milioni, di cui appunto una parte, 12 alle imprese e il restante alle famiglie, saranno, speriamo, un piccolo gesto che darà un po' di sollievo a chi ancora sta soffrendo. Sulla PDL alluvione ho presentato un atto che già avevo fatto presente proprio in aula, proprio al Presidente Giani, in merito alla necessità di rivolgersi a quelle persone, a quelle aziende che più hanno avuto disagi e che più hanno avuto danni e che hanno difficoltà anche poi nella compilazione dei vari moduli, e quindi ho proposto una task force che parta poi anche dalla operatività della Protezione Civile e da quello che la Regione Toscana può concretamente fare per aiutare le persone ad avere i rimborsi, perché purtroppo abbiamo vissuto anche nelle precedenti alluvioni tutte queste procedure burocratiche alla fine poi lasciano fuori purtroppo più della metà delle persone che effettivamente hanno bisogno invece di veder almeno tornare indietro qualcosa di quello che hanno perso, sia in termini economici, sia in termini di rapporto con le banche, ma soprattutto anche nei beni materiali che magari servono sia per la loro attività, ma anche per tante persone e tante famiglie che hanno vissuto e continuano a vivere disagi importanti. Non possiamo far accrescere questi disagi con una burocrazia e una mancata di efficienza nel supportare queste persone ad essere aiutate. Credo sia stata la dimostrazione che da una parte ci sono gli appelli che ogni tanto arrivano ad essere responsabili, a non indossare le giacche di partito, a lavorare da toscani per il bene di tutti, e dall'altra parte ci sono i fatti. Noi, quando c'è da stare dalla parte dei toscani e da aiutare i toscani, lo facciamo sempre, lo facciamo in maniera responsabile, come l'abbiamo fatto su questa proposta di legge che porta i ristori alle vittime dell'alluvione del 2 e 3 novembre scorso. Dispiace tantissimo aver ascoltato il segretario regionale del Partito Democratico, e purtroppo a lui siamo abituati, al governatore Giani un po' meno, strumentalizzare questa vicenda. Quando dice io andrò porta a porta dai cittadini toscani a chiedere se sono arrivati prima i soldi della Toscana o i soldi del governo, è una caduta di stile che non appartiene a Eugenio Giani. Dispiace vedere un presidente così nervoso. Non è una gara a chi dà prima i soldi, perché ricordiamo al presidente Giani che mentre c'erano 7 province su 10 della Toscana con il fango che entrava in casa dei cittadini, è d'accordo di fronte ai microfoni a ringraziare il presidente Meloni perché in un'ora il governo nazionale ha fatto arrivare i primi 5 milioni sul territorio per la prima urgenza e nessuno li ha rinfacciati.
Che senso ha oggi che tutto il Consiglio regionale vota insieme per portare ristori che giustamente arrivano alla Regione, si sommeranno a quelli che arriveranno e che sono già arrivati dal Governo nazionale? Che senso ha dire io chiederò ai cittadini uno per uno se hanno ricevuto prima i soldi della Meloni o i miei? Allora chiediamo ai cittadini della Toscana se sono così contenti di vedersi aumentare le tasse di centinaia di euro sotto Natale per pagare la mirabolante sanità toscana. Facciamo un sondaggio, chiediamo se sono contenti di aver ricevuto prima i soldi della Toscana o del governo per l'alluvione, ma chiediamogli anche se sono contenti di aver ricevuto un aumento delle tasse da qualche centinaio di euro a qualche migliaia di euro per pagare la sanità toscana. Non si strumentalizzano queste vicende. E questi erano gli aiuti per l'alluvione. Sempre nell'ultima seduta del Consiglio dello scorso anno, l'assessore alla sanità Bezzini ha lanciato un appello alla vaccinazione contro Covid e influenza, spiegando tra l'altro che anche questo tipo di misure hanno un impatto sul bilancio regionale. Sentiamo. Noi abbiamo la più alta, in questo momento, la più alta adesione di popolazione alla vaccinazione Covid, e questo è un fatto positivo, poi non sufficiente, ma comunque è un fatto positivo. Attenzione, la vaccinazione Covid non è un fatto gratuito, perché noi dobbiamo da una parte organizzare i punti vaccinali delle aziende e affidare ai medici di base la vaccinazione. I medici di base per ogni somministrazione riscuotono una tariffa, e quindi più prestazioni fai, più prestazioni garantisci ai cittadini e più spendi. Questo è un piccolo esempio dove noi probabilmente, avendo un tasso di adesione più alto, spenderemo diverse centinaia di migliaia di euro più di altre regioni che fanno meno prestazioni, in questo caso meno vaccinazioni. Detto questo, ma questo era un piccolo esempio di come, ecco, essere un sistema pubblico che ha volumi di attività più grandi di altri, in altri contesti regionali ci si rivolge più al privato e questo alla fine sgrava anche il pubblico, ma i costi del privato cadono sui cittadini. Ecco, chiusa questa parentesi, su Covid e influenza. Dicevamo, abbiamo adesioni più alte d'Italia, sta andando anche abbastanza bene la campagna di vaccinazione per l'influenza, i dati di una settimana fa dicevano che eravamo leggermente sopra all'anno scorso, tuttavia abbiamo ancora tante persone anziane e fragili che non hanno fatto né la vaccinazione antinfluenzale né la vaccinazione per il Covid. Io credo che sia importante fare queste due vaccinazioni per proteggersi, ripeto, soprattutto gli anziani e i fragili. Queste sono le categorie indicate anche dal Ministero della Salute. Sappiamo che, insomma, il Covid circola in modo abbastanza sostenuto, i virus influenzali, insomma, siamo nella fase invernale. Quindi io credo che sarebbe importante che le persone si rivolgano al proprio medico di base o prenotino, diciamo, sul portale della regione, e quindi, ecco, rinnovo l'appello, diciamo, ad anziani e persone che hanno condizioni di fragilità per patologia a fare sia la vaccinazione antinfluenzale che quella Covid. Cambiamo completamente argomento. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento a Giorgio Chiellini, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato il 12 dicembre scorso. La cerimonia si è svolta nella sala delle cerimonie del comune di Livorno. Chiellini ha iniziato a giocare proprio a Livorno ed ha vestito anche la maglia della Fiorentina prima di diventare bandiera e capitano della Juventus. Sentiamo le interviste. Io sono sempre stato tanto orgoglioso di essere toscano e quindi è un premio che fa tanto piacere. Mi sento di aver comunque portato la mia toscanità sempre in giro con me in tutto il mondo in questi anni. Ho avuto la fortuna anche di comunque vivere tanto in Toscana, non fino ai 20 anni a Livorno, ma anche dopo con Firenze, la nazionale, con tanti amici e colleghi toscani che ho avuto in carriera, e quindi ricevere questo premio da parte della regione è sicuramente un onore e un piacere, e spero di rendere orgogliosa questa regione anche in futuro. Ecco, che cosa hai portato della Toscana in giro per il mondo? Io penso che poi in tutte le sfaccettature di noi toscani, che ci reputiamo tanto diversi, in realtà nel resto dell'Italia siamo molto riconoscibili, c'è un'eccellenza in tanti settori, siamo diretti, siamo veri, siamo tosti, e questo credo che sia una cosa che ci viene riconosciuta sicuramente in tutta Italia e poi chi conosce anche un po' la nostra nazione nel resto del mondo.
Giorgio Chiellini è un esempio, è un modello fuori e in campo, è stato il capitano della nostra nazionale, ha iniziato a giocare a Livorno, poi a Firenze e infine per tanti anni nella Juventus. È un esempio per tante ragazze e tanti ragazzi che si avvicinano allo sport, è stato un grande campione che ha portato il nome della Toscana in alto in Italia e nel mondo, e alla fine di una carriera così importante, direi unica, con la coppa alzata a Wembley, e noi abbiamo voluto dargli questo riconoscimento per ringraziarlo e per chiedergli di continuare a portare in alto il nome della Toscana nel mondo. Un esempio dentro il campo ma anche fuori. Eh sì, un esempio per tante ragazze e per tanti ragazzi che si avvicinano allo sport. Il suo è un esempio positivo, un ragazzo che si è fatto nei campi di periferia, che ha deciso di continuare a studiare con una laurea in business administration. Sono certo che porterà tutto questo anche fuori dal campo come manager sportivo, perché poi alla fine l'esperienza in campo ma anche quella fuori dal campo è molto molto importante. I ragazzi e le ragazze lo hanno a modello ed esempio, un po' mancherà nel calcio italiano e nel calcio mondiale. Con i suoi piedi ruvidi ma il cuore gentile perdiamo uno dei più grandi professionisti, difensori che la storia italiana abbia mai avuto, ma sono certo avremo ancora un grande uomo che si metterà a disposizione del nostro sport. Un impegno familiare non mi permette di essere lì con voi, ma ci tenevo moltissimo a fare un saluto e soprattutto a fare i miei complimenti a Giorgio Chiellini. Per fare questo breve messaggio ho scelto un luogo che per noi livornesi non è soltanto lo stadio comunale, questo è lo scrigno di tantissime emozioni e di tanti ricordi, gli stessi che ne sono convinto porta nel cuore anche Giorgio. Permettetemi di ringraziare e di salutare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, quando nell'ufficio di presidenza, del quale mi onoro di far parte, è stata discussa questa proposta di onorificenza. Beh, ci abbiamo impiegato pochissimi secondi perché Giorgio se la merita davvero. E fatemi salutare il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che questo luogo lo conosce benissimo, con lui tutte le autorità e anche l'amministrazione comunale tutta, perché davvero segue l'evolversi della pratica e della crescita sportiva, che sappiamo è così importante per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. E Giorgio è un bimbo di Livorno, è partito, come è stato ricordato, senz'altro dal Livorno 9, poi ha vestito la maglia maranta, poi la Fiorentina, la Juventus, e con la maglia nazionale da capitano ci ha fatto vivere momenti straordinari, indimenticabili. Però Giorgio è un campione, è stato uno straordinario calciatore all'interno del rettangolo di gioco ma anche fuori dagli stadi, perché non ha mai interrotto il suo legame con la comunità di Livorno, la Toscana tutta. Guardando a Livorno vorrei citare davvero le cose bellissime che ha fatto per sostenere l'esperienza dei Major von Fritzius, del geniale Lamberto Giannini. Ecco perché Giorgio Chiellini si merita questo riconoscimento, perché è stato uno straordinario campione, un grandissimo calciatore, un grande italiano, un grande toscano, ma soprattutto davvero un grandissimo livornese. Ancora complimenti, Giorgio. Sì, noi avevamo a suo tempo omaggiato Giorgio Chiellini subito dopo i campionati europei, la vittoria, lui come capitano, poi l'abbiamo ospitato di recente a visitare la nostra mostra su Leonardo, e poi da lì è nata l'opportunità che il Presidente del Consiglio della Regione Mazzeo ha costruito, e noi più che volentieri abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri ambienti per una consegna che è di ambito regionale e che dà lustro naturalmente anche alla città di Livorno, perché Giorgio poi è cresciuto qua, è cresciuto nel Livorno 9, ha giocato nel Livorno contribuendo a una scalata ai vertici del calcio italiano, poi ha fatto la sua luminosa carriera ricordando sempre la sua città, tornando sempre qui e facendo anche tante cose belle per realtà della nostra Livorno. Quindi direi che lo scenario è quello giusto per vederlo ricevere un premio come questo.
È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.